Buonasera a tutte le nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Oggi giovedì 8 aprile 2021, puntata numero 21 di eh, Insieme a Canestro. Un caloroso benvenuto, o meglio, ben trovato. Visto il successo della nostra trasmissione, a chi ci sta seguendo attraverso il digitale terrestre, canale 633, ma anche tramite smartphone, PC o, o tablet, per seguire le vicende della nostra amata Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Continua purtroppo il momento negativo della squadra di Repescia, incampata nella sua quinta sconfitta consecutiva, sesta se vogliamo essere precisi, includendo anche la finale di eh, Coppa Italia. Per parlare di questo momento della squadra biancorossa, questa sera abbiamo in studio Matteo Tambone, la guardia della Carpegna Prosciutto. Bentornato Matteo. Grazie, buonasera a tutti quanti. Mauro Papalini, presidente di Papalini SPA. Buonasera a tutti. Grazie Presidente per aver accolto il nostro invito. E eh, Roberto Terenzi, l'ennesima leggenda biancorossa che abbiamo l'onore di ospitare qui in studio. Grazie Roberto. Buonasera a tutti. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, e in streaming, su Facebook. Abbiamo attivato eh, ormai da tempo in memore il numero di WhatsApp che passa in sovraimpressione: 346-367-3780. Continuate a scriverci, continuate a mandarci messaggi perché sapete che abbiamo quasi addirittura d'arrivo il concorso VL Fan Engagement. Quello che eh, ci permette di selezionare ogni settimana i tre commenti o video più belli che ci eh, inviate via WhatsApp o via uh, Facebook. I, I più belli poi raggiungono la fase finale nella ventiquattresima puntata e nella venticinquesima sveleremo qual è stato il più bello, e il più bello verrà premiato con una maglia originale ovviamente della VL autografata da uh, tutti i giocatori presenti nel roster e una VL card. Naturalmente poi daremo il massimo risalto a questa operazione mediatica tramite i social network, di, ehm, i social media, scusate, sia di Rossini TV che della Victoria Libertas. E vediamo chi ha vinto il concorso la scorsa puntata, la numero 20. Abbiamo scelto Giuseppe che ci scrive da San Benedetto del Tronto, questo perché come avete anche saputo dalle scorsi premiati ci seguono un po' da tutta Italia. Ciao insieme a Canestro, vi seguo da San Benedetto del Tronto, il giovedì siete un appuntamento fisso, ho la VL nel cuore. La seguo dal 1976, Roberto, ci siamo quasi hanno certo. di Tom Riccardi e Gary Brewster addirittura. Io ricordo. Ero sul pullman numero 36 dell'Esodo verso Milano per lo spareggio contro Mestre e io ero in campo. Esatto. Inoltre ho giocato nelle giovanili, ancora ricordo il primo giorno di allenamento al Palace. In squadra tra l'altro c'erano Edo Avani e Fabio Mancini. Il mio primo allenatore è stato il nostro Giancarlo Sacco, sempre presente al mitico hangar, come dice Peterson. Anche dopo il 1983, quando ci siamo trasferiti nel sud delle Marche, non vi racconto le invenzioni per riuscire ad entrare al Palace visto che i biglietti non erano disponibili. Te lo posso confermare perché anche tutti noi piccoli pesaresi a quell'epoca ci inventavamo di tutto pur di entrare e, visto che i biglietti non erano disponibili. Un saluto e forza VL Giuseppe. Poi abbiamo Edoardo, bella trasmissione, molto interessante e fatta bene. Rivivere le emozioni degli Scudetti è sempre bello, anche se ora siamo in un periodo buio. Cerchiamo di risorgere o come si dice in quel de pesre speren ben. Forza ragazzi. E poi Cristina che ricorda l'ape Andrea che è stata qui presente la scorsa settimana con la mitica ape, tanti ricordi. Ecco, oggi voglio ringraziare anche l'amico e regista Andrea Sabattini che dietro le quinte con tanta pazienza mi accompagna ormai da 21 settimane in questa Magnifica avventura, quindi insieme a lui vi invito eh, a partecipare attivamente a questo concorso per raggiungere questi bellissimi ed ambiti premi messi a disposizione dalla Carpegna Prosciutto. Matteo, cominciamo con te, eh, grazie per essere tornato in studio qui a Rossini TV. Sembra ieri che il 12 novembre facesti la tua prima apparizione qui in studio <ride> sopra. Eh, quella sedia era la terza puntata di Insieme a Canestro, ma era tutto un altro scenario perché eravamo eh, alla fine di un tris eh, positivo. Oggi torni ed è un periodo abbastanza cupo. Sì, è un periodo diciamo abbastanza negativo, eh, però nonostante questo la squadra resta, resta positiva, prova a dare il massimo ogni giorno per risollevarci a partire dal coach, dallo staff, da noi giocatori e, che dire abbiamo sbagliato ogni tanto qualche approccio a inizio gara due o tre partite dove siamo partiti male non siamo più riusciti a recuperare una con Bologna in cui ho fatto una, me, una buona partita persa agli ultimi, agli ultimi minuti e piano piano stiamo, stiamo facendo sempre meglio adesso ci, abbiamo queste tre partite che secondo me non sono affatto proibitive in cui dobbiamo fare il risultato, benissimo. Poi sull'attualità ci torneremo in maniera specifica. Matteo, tu hai anche contratto il Covid, giusto? Sì, come hai trascorso quelle giornate? Ho contratto raccontaci. il Covid prima della Coppa Italia. Sì. In cui ho saltato 3-4 partite. È stato un periodo. Non sono, non sono stato malissimo, però diciamo essere inchiuso 3 settimane a casa è veramente lunga senza potersi allenare, la cosa più difficile ancora, è poi rientrare. In una buona condizione fisica e ci vuole altre due o tre settimane, ovviamente. Agli arresti domiciliari di quello che <ride> esatto. E adesso ovviamente ho recuperato, sono passati un bel po' di sì. settimane. Sì, ormai sei e a no. pieno ritmo. Certo. Mauro Papalini, 55 anni, nasce il 31 di maggio 1965. Siamo quasi coetanei Fondatore e sì. titolare dell'omonima ditta Papalini SPA un'impresa specializzata nel campo delle pulizie? Sì, esattamente, è un'impresa nata 30 anni, più di 30 anni fa, eh, io sono il fondatore, sì. e si è sviluppata in tutto il territorio italiano e per questo abbiamo puntato su una squadra a livello nazionale, conosciuta a livello nazionale come eh, sponsor, e, e occupiamo 2.500 dipendenti. Eh, eh, facciamo servizi prevalentemente di pulizie. Ecco, è un colosso nel suo ramo. Chiaramente adesso andiamo proprio perché io mi sono preparato e ho studiato tutta la notte per essere pronto nella biografia di Mauro Papalini. Ha iniziato a 17 anni a lavorare sì. e a 19 anni col nome di Mauro Papalini e CSAS ha Iniziato uh, l'impresa che si è poi trasformata nel 90 in pulirapida SRL. Esatto, esattamente, esattamente. fino al 2015, fino dove a... poi cambi nuovamente nome. Sì, sì, sì. Eh, ho iniziato a 17 anni eh, perché eh, eh, sia mio papà che mia mamma eh, mi hanno detto: Se non hai voglia di studiare, bisogna che vai a lavorare. Non avevi voglia di studiare? Ma diciamo che <ride> mi sentivo di prendere in giro nel senso che. Gran voglia allo studio non c'era, però una gran passione per il lavoro, per rendermi anche autonomo, e, e ho iniziato a lavorare presso un'impresa di pulizia. Da lì ho imparato il mestiere e, e appunto a 19 anni, 20, anzi a 20 anni, ho, ho aperto l'attività in proprio, mi alzavo al mattino prestissimo a fare pulizia nei condomini delle, squadre, delle, delle scale, e eh, dove vedevo vetrine sporche mi fermavo per chiedere se le volessero pulire da lì i primi abbonamenti i mensili eh, che mi dava una certa garanzia eh, tutti i mesi senza cercare nuovi clienti a, a, a ripulire le stesse vetrine eh, poi ho conosciuto eh, un imprenditore nel campo edile, eh, il commendatore Bertozzini che eh, mi aveva dato in appalto proprio la pulizia di questo centro Torraccia eh, qua a Pesaro, da lì ecco, il rapporto eh, si è sviluppato, eh, l'azienda la, 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 ha iniziato ad assumere primo dipendente mh, attraverso appunto Berto Zini che eh, oltre ad avere un'impresa di costruzioni eh, eh, era anche titolare della TVS eh, Pentole, esatto. ecco, lì eh, lui eh, quegli anni cambiò sede, da Trasanni andò a Fermignano, e, e lì eh, le prime pulizie continuative eh, nel, nel settore appunto eh, eh, di pulizie uffici e, e da lì è iniziato tutto un percorso eh, di, di, di appalti e, e, e di sviluppo in questo, in questo settore ecco, Da lì spiccasti il volo proprio, non a caso c'è un volatile sempre presente nei vostri luoghi ci racconti la caratteristica <ride> di questo... Di questa scelta, il perché? Beh, eh, all'inizio era eh, la Pulirapida, quando eh, diedi nome all'azienda Pulirapida, sotto la i c'era eh, un, eh, noi la chiamiamo la stecca dei vetri, pertanto sottolineava, al contrario sottolineava il, eh, il nome Pulirapida, la i era il, il manico del tergivetro e sotto ah, sottolineava sì, la sì, sì. Pulirapida. Poi decisi che eh, non era più un, un bel simbolo, eh, volevo un simbolo di riconoscimento che si potesse anche staccare dal, dalla scritta, un logo. Feci fare uno studio e mi proposero eh, tra eh, i vari, i vari eh, oggetti o soggetti. Eh, sia un volatile che una tartaruga e eh, eh, tra i due ho scelto il volatile insieme sì, eh, <ride> guarda dall'alto più veloce dava più il senso del, di libertà di pulizia piuttosto che una tartaruga sembrava con nome pulirapida poi non eh, ci stonava un po' se <ride> sentir un airone che cos'è? Sì, era nato come airone e poi niente dopo l'abbiamo eh, schematizzato eh, in una maniera più più disegnata che, eh, che realistica insomma. E Mauro la sede operativa è a Fano no? Sì, sì è sempre stata a Fano eh, eh, abbiamo poi eh, costruito nuova sede eh, che abbiamo inaugurato l'anno scorso eh, la nostra sede ha oltre 3000 metri quadri di uffici eh, occupa 70 impiegati eh, per gestire appunto le i 2.500 dipendenti e che abbiamo in tutta spazi, Italia, poi abbiamo una sede per il centro nord eh, a Mestre, eh, un'altra sede per il nord ovest a Milano, a Roma abbiamo ugualmente un'altra sede per tutta la parte mediterranea, centro sud, e, e un'altra sede eh, ultima che appunto abbiamo aperto in Sicilia. Per, per la gestione di tutti ecco, gli appalti, i lavori che abbiamo in ho Sicilia. Compreso l'aeroporto di Catania, ho visto, ultimamente, Sì, non è ultimamente, è tre anni sì. che lo stiamo gestendo, l'aeroporto di Catania sì. è uno dei nostri clienti, eh, ma ne abbiamo tantissimi. Adesso ci sarà poco da fare all'aeroporto, non è che Beh, tutto sto traffico... No, ecco, ne, 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 sì, abbiamo diminuito chiaramente sì. le attività di pulizia all'interno dell'aeroporto, eh, però abbiamo eh, aumentato quelle che sono tutte le attività di sanificazione. Giustamente, sì. E cinque divisioni specialistiche, leggevo sul vostro sito, la grande distribuzione organizzata, sì. e la, la sanità, l'hotelleria, la sanità, l'industria esatto, e il civile. Il, il civile esatto. sì. noi abbiamo fatto una scelta a differenza dei nostri competitor, questo... Nel, eh, nel 2015 più o meno quando abbiamo deciso di cambiare nome da Pulirapida a Pappalini eh, eh, la partita IVA e eh, tutto il resto è rimasto identico, pertanto c'è stata una continuità abbiamo solo cambiato il brand perché a quegli anni già iniziavamo a fare altri servizi non solo pulizie, pulizie eh, chiaramente Pulirapida era troppo identificativo sulla pulizia. Eh, facciamo anche ristorazione e, e, e manutenzioni. Eh, chiaramente un ticket di ristorante, andare con un ticket pulirapida a mangiare, insomma, non era il massimo dell'immagine. Da lì eh, decidemmo di trovare un altro nome eh, all'azienda all e, e per metterci, eh, eh, oltre a metterci la faccia, chiaramente ci abbiamo messo il nome. Abbiamo eh, eh, ritenuto dopo due anni di ricerca. Attraverso uno studio importante di Milano è venuto fuori che forse il nome migliore per dare continuità eh, era il cognome del fondatore. Un fonda nome e una garanzia. Fondatore. Sì. E da lì è nato il nome Vapalini. Dall'ottobre del 2017 diventa presidente di Confindustria Pesaro Urbino, del consorzio Energia Confindustria Pesaro, nonché nel board di presidenza dell'ANIP, Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati Aderenti a Confindustria. Sì, esattamente, beh, il board dell'ANIP, eh, ANIP è l'associazione firmataria del nostro contratto, eh, come la Federmeccanica per i meccanici, Federlegno per il eh, legno. Sono vicepresidente eh, da quattro anni di, di ANIP e eh, eh, chiaramente è ecco, un'associazione importante per la tutela e la garanzia del nostro settore. Torniamo un attimo indietro, invece nel 2016... Entra nella squadra del, dei consorziati della Victoria Libertas e dal 2017 è main sponsor del settore giovanile. Sì, noi abbiamo è una sempre. Una bella scelta in appoggio ai ragazzi che svolgono questa attività. Sì, assolutamente. Eh, lo, io ritengo che lo sport eh, sia una buona palestra per eh, poi inserirsi nel mondo del lavoro, sia che si continui sullo sport a livello. Eh, professionistico, ma sia chi eh, poi decide di intraprendere eh, un'impresa o altro, altro tipo di attività, altro mestiere. Ecco, lo sport per i giovani ritengo sia fondamentale, una scuola eh, dove insegna impegno, eh, determinazione, passione, ecco, tutte qualità che se uno vuole fare impresa eh, sono necessarie. Eh, eh, questo ecco, mh, praticarlo già da giovani, eh, essere consapevoli che se si vuole ottenere un buon risultato eh, eh, occorre sudare tanto, questo vale anche per il mondo del lavoro. La concentrazione eh, eh, quando si devono raggiungere degli obiettivi eh, non va mai eh, lasciata, eh, eh, come, come vedi, cioè è tutto eh, lo sport eh, assomiglia molto all'impresa se poi si vuole ottenere un, un risultato. E da lì eh, il nostro investimento è appunto fatto sui giovani per creare, eh, per quantomeno affiancare, non creare, affiancare eh, eh, questi giovani a, a questo tipo di mentalità eh, per vincente, il futuro vincente diciamo. nel nostro territorio. Roberto, anche tu lavori con i giovani, esatto, quindi tu lo stavo, puoi stavo, assolutamente confermato. Stavo per dire la stessa esatto. cosa, è una scuola di vita, il rispetto delle regole soprattutto. No? Esatto. Perché il rispetto delle regole vale nella vita come vale nello sport. Noi iniziamo da sei anni, ma tutti iniziano a quell'età lì, grosso modo 5-6 anni, adesso c'è anche il gioco basket che inizia ancora prima. E, e quindi è proprio una scuola di vita, io dico sempre, rispetto, con il rispetto ti danno rispetto, se non ce l'hai tu, non te lo danno neanche gli altri. Quindi, quindi è una scuola. io mi ricollego proprio alle parole. Del signor Papalini, perché per noi è fondamentale. Adesso non siamo a livello di VL, non siamo, perché VL comunque è, è un livello più alto, perché a livello nazionale. Con ecco noi raccontaci. Io sono con, chi? con Fano, con Fano. Sì. Eh, Fanum, Basket Fanum. Io collaboro con più gruppi, facciamo mini basket, Under 13, 14, 16 e 18. Quindi abbiamo quasi tutte le categorie. Però appunto c'è cioè, passione, eh, però quello che esigiamo noi dai ragazzi è soprattutto eh, il rispetto delle regole, il rispetto dei ruoli, il rispetto di, di tutte le cose. Eh, io vedo che chi esce, chi, chi è formato bene nello sport, poi come diceva il signor Papalini, riesce nella vita. Ha, nella vita riesce, esatto. Ecco, Roberto Terenzi è l'ennesimo mito pesarese, come dicevo in apertura, che ci raggiunge in studio per rivivere la golden age della Victoria Libertas, ma anche per trattare i temi di più stretta attualità. E iniziamo con un breve profilo della sua carriera per poi approfondire più tardi nello spazio vintage. Roberto nasce a Pesaro il 26 giugno del 1960, esordisce con la maglia della Scavolini in A2 durante il campionato 77-78, l'anno di Jim Thomas e Thomas Scheffler, che chiudiamo con la promozione in Serie A1. Poi ti ritroviamo la stagione 79-80, ci manca quell'anno, adesso te lo chiederemo dove eri andata a finire. Fabriano, Serie B promozione in Serie A. <ride> che Quindi. fu la stagione dello spareggio di Milano sì. e poi anche quella successiva, la stagione della svolta con Holland -Debourg. Quella di Milano, come diceva prima il, il, il giocatore, giocatore quella che aveva vinto la, la classifica della settimana. Eh, lo spareggio con 7000 persone eh, a Milano certo, eh, certo. l'anno di Joe Pace: la gente se lo <ride> ricorda le, bene, non ti preoccupare, eh. che è tutto pronto per dopo, poi vai a Rimini, 3 non tre stagioni tre, tre periodi, diversi. Tre periodi di diversi sei rimasto molto attaccato sì, alla città sì, sì, sì. romagnola sì, sono stato facevi, il o... facevi il pendolare facevo ah, il pendolare Sì, eh. perché <ride> la vicinanza <ride> con Rimini mi permetteva di tornare a casa la sera dalla mia famiglia non, non, ho, non ho spostato la famiglia la mia moglie insegnava esatto. quindi lavorava qua però io ero riminese di adozione ma a Pesareso sono adozione. sempre rimasto certo. poi hai fatto tre anni a Brescia sì. e lì hai incontrato il nostro presidente e lì ho incontrato il vostro Mario Costa. Certo, certo. Ve lo ricordavo come giocatore, ci certamente. Abbiamo giocato un anno insieme, sì. Poi lui si fermò prima della fine della stagione perché aveva un problema col con tallone. Si vuole operare perché sapeva già che veniva a Pesaro, voleva iniziare nei modi migliori con Pesaro. Quindi Do tu l'hai consigliato, gli hai detto: Mario, sì. vai a Pesaro. Che gli ho detto stato... che qua si stava abbastanza esatto. bene. Poi c'era alle spalle un signor presidente come era Walter Scavolini. Esatto. Allora, quindi gli, i progetti erano grandi, gli obiettivi anche. E infatti, da, da quel periodo lì poi partì tutta la, la famosa. Esplose, esplose. Esatto. esatto. Poi Imola, Modena, Fossombrone, Virtus Pesaro, Basket Giovane, Senigallia fino al 2002, come dicevi prima, una lunga carriera da allenatore nei settori giovanili. Nel 2008 Roberto diventa campione d'Europa. Questo forse non lo sapete, Matteo no. non lo sapeva. Lui è ancora un po' lontano da, 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 da pensare a certe cose eh, con la nazionale italiana over 45, ecco. la fissazione di Peppe Ponzoni esatto. il, il nostro presidente, il nostro presidente. è portati in giro per il mondo. Ci siamo stati in Argentina, siamo stati in Brasile, siamo stati in Repubblica Ceca. Abbiamo girato un po' il mondo, sì, abbiamo girato un po'. Con lui, grazie a lui. Grazie perché a lui. lui cercava sponsor, trovava sponsor soprattutto, perché fare queste trasferte non, era dispendioso. Gli aerei e soggiorni, quindi grazie a lui e ai, suoi, e ai suoi amici siamo riusciti a fare a girare un po' il mondo. La carriera finita eh, ci siamo ritagliati un altro spazio nel eh, basket. Perché poi, divertiti. certo, certo. certo Poi conoscendo Peppe eh, eh, certo. lo, lo sappiamo bene. Sì. E poi sei stato per anni edicolante a Via del contramine Si, sì. sì. E... commerciante e allenatore allo stesso tempo perché faceva due cose. Eh. E non so, Mauro, se lo sai. È arrivato agli onori della cronaca il 2 maggio del 2019 perché fece il suo miglior tagliafuori al di fuori del basket. Riuscì a um, bloccare un pusher nigeriano. Che stava sfuggendo alla polizia? Raccontaci questo episodio perché ha fatto vabbè, la vabbè. notizia. Vabbè. Ha fatto... anche nella sicurezza pubblica. <ride> cioè, ah. Ti trovi in eh, un di due mi... metri e quattro, che fai? Mio Malgrado, ti sono, ti malgrado, sono protagon... protagonista di questa cosa. Cioè, mio malgrado. A me non piace la notorietà, ho sono tutte le cose. Vabbè, niente. Io ho visto queste due persone che correvano, scappava, eh. uno scappava, e l'altro, uno seguiva. A un certo punto passavo in macchina, ho capito da che punto potesse, perché conoscevo la zona, dove potesse andare a finire, c'erano due strade. E allora io con la mia macchina ho fatto il giro, ho fatto il rotatorio, mi sono presentato davanti a lui. Questo qua scappava, mi ha visto, si è mi sono io ho fatto così, si è messo a sedere, yeah, messo a è arrivato <ride> poi il poliziotto l'ha preso. Ho avuto solamente l'intuizione di, di capire dove potesse scappare questo qua. È stata, diciamo, fortuna, insomma. Comunque ho aiutato la polizia a bloccare sì, un, un puzzle. almeno. Sì, sì, è stato ricevuto da, dal prefetto, certo, certo, certo tante cose. è eh, come, come si vede nei film. No? Eh, sì, che, sì, 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 ho fonda... visto, ero vicino all'Ipercop qua e eh, ho visto che scappava Le strade sono due, ho detto, oh, vai di qua vai di là. Io ho detto, prendo qua lì, sicuro che va lì. Mi sono messo lì, lui è arrivato e l'ho fermato. <ride> Perché questo poi aveva fatto dei danni con, con i poliziotti, a uno gli ha rotto un braccio, l'altro la caviglia. cioè Un, un bel bestiu, un miseriano sì. di, di circa, circa due metri, un bel colore. Ah, quindi ecco. correva a piedi nudi anche di tour. adesso non, non per offendere un animale, diciamo, diciamo fra di noi, senza offesa, però era bello. Tosto quindi io l'ho visto. Però appena visto me, non so se ha avuto paura, era stanco, si è messo a sedere, quindi l'hanno preso e l'hanno immanettato. Oppure ecco. avrà detto, questo giocava nella VL. <ride> non penso proprio, che miseria. Eh, passiamo all'attualità perché è stata una Pasqua, Matteo. E diciamolo pure dai, di, di errori arbitrali intanto prego la regia di mandare in onda eh, gli highlight contro la De Longhi Treviso. e Treviso abbiamo fatto luce su tutto questo protagonismo degli arbitri Cioppi e Amadori si sono presentati in sala stampa per ribadire la propria insoddisfazione nei confronti di una terna che eh, lasciatemelo dire ne ha combinati di tutti i colori nei momenti topici eh, della partita. Non sto qui a ricordare quello che è successo perché ormai i nostri telespettatori lo sanno benissimo. E io sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Luciano, gli arbitri sono bravi, bravi, sono quelli di cui ti scordi appena finisce la partita. Matteo. No, è vero, concordo, eh, con Treviso secondo me loro hanno fatto una partita migliore della nostra. Però nonostante questo, eh, capita che a volte giochi peggio e vinci comunque la partita. Quindi, eh, il basket, essendo fatto di episodi, in un momento chiave, al 5 minuti alla fine, se l'arbitro fa tre errori, eh, probabilmente la comprometti la partita. Questo, questo, questo è quello che è successo. È stato... Eh, Ma sto flopping l'hai fatto oppure te <ride> hanno pr preso veramente? Sì. Adesso puoi svelarlo davanti alle telecamere. No, ass sto assolutamente flopping, anche perché Sopoloschi ha fatto un terzo tempo col ginocchio alto. Se restavo fermo e non cadevo o mi, o mi, o mi spaccava il dente o risco una, una costa, non lo so. Sì. Quindi per forza devo cadere. E però a parte lo sfondamento prima c'è stato un eh, Ebuaga che, che ha rubato ah, eh, la certo, palla sì, sì. ed era antisportivo, invece era, hanno, abbiamo subito tecnico, più forse hanno fatto anche un altro canestro, eh, insomma la, la, quando manca così poco... Pesa pesa, pesa 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 abbastanza. Sì. E comunque Cioppi e Amadori si sono presi 15 giornate di. no, 15 giornate scusate, 15 giorni fino al 20 aprile e la multa. di eh, eh. inibizione per comportamento irriguardoso e intimidatorio degli arbitri Ma a fine gara, lo Ma sapevi Mauro? Lo sapevo, e <ride> eh, secondo me la penalità doveva prenderla gli arbitri. Non <ride> <Amadori>. <ride> esatto, esatto, esatto. Ma... per fortuna non l'ha presa Repesa. Eh. Per fortuna non l'ha presa Beh. Repesa. Probabilmente non è andato ai, ai microfoni proprio per non incorrere in nessuna sanzione: penso, <ride> esatto. <perché se> no, <ride> c'è una, <ride> una riaccia esatto. E secondo te, Mauro? Eh, si è spostata la colpa sugli arbitri per scartare degli alibi sulla squadra oppure eh, sostieni la tesi che è stata poi presentata in, con, in conferenza stampa? No, beh, sostengo la tesi, che è stata rappresentante della conferenza stampa. Non mi permetterei mai di smentire una conferenza stampa, però effettivamente cioè, le responsabilità sull'arbitraggio ci sono. Ci sono in toto. E Roberto restiamo alla sfida contro Treviso. Abbiamo visto chiaramente una squadra diversa nella reazione, nel tutto il comportamento. Tenuto in campo, una squadra che ha lottato fino alla fine, questo assolutamente va eh, sostenuto. Eh, però non ha potuto nulla contro le prodezze di Logan e, e Sokolovski, qui. Io ero stato facile profeta la scorsa settimana, non so se mi avevi seguito, c'era l'ape Andrea sulla sedia eh, di eh, Mauro. E, e gli avevo chiesto all'Ape se temeva Logan e Sokolov, che lui subito no, figuriamoci, che vuoi che siano. Ecco Andrea, tanto so che ci segui, io ero stato facile profeta, ma non l'hai proprio azzeccata questa. Sono, due, sono stati due super giocatori. Eh, sì, le caratteristiche si conoscono e sicuramente avranno preso le precauzioni anche loro, penso nelle, nelle riunioni, nei video che hanno fatto durante la settimana, tanto conosco come, come, come si svolge la settimana. Sono dei buoni giocatori che possono indirizzare la, la partita, però come dicevo prima in questo momento si vede una squadra in fiducia il canestro diventa grande Treviso è in fiducia ha vinto 5-5 il canestro diventa più grande loro purtroppo in questo momento sono in un momento che non vincono hanno bisogno di vincere è una cosa una fischia di un arbitro e le cose purtroppo dalla, dalla tribuna ma dal campo si capisce meglio la situazione si capisce che quando le cose insomma sono un pochettino così eh, tribolate il canestro diventa più piccolo Quindi è come noi a novembre qui, esatto, esatto. Tu, andava tutto bene anche a, tre, a tre, 30 mi sembra che abbiamo, eh, abbiamo perché ancora mi sono della VL, abbiamo vinto una partita dove loro hanno cercato di rientrare, però eh. si vedeva che loro erano in sofferenza, invece la VL rientrava sì. in canestri di tre parti, sì, quindi Sofolo o Logan, sì è vero, hanno fatto loro la loro differenza, ma io penso che sia proprio il momento negativo loro e positivo di chi è venuto qua, hanno incontrato delle squadre in questo momento che sono in un trend positivo e quindi, quindi speriamo di, 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 di stravolgere sabato. Sabato e domenica. Sabato e sabato. sabato. Sabato, come loro sono venuti qua a Fortitudo, che veniva da un momento negativissimo sì, e hanno tunnel, vinto. E a un esatto, certo punto, bisogna esatto. un attimino stravolgere sì. anche le cose, no? Matteo, ancora male da tre. Ancora male da tre, inutile negarlo. 6 su 23. Eh, però. Un dato interessante, soltanto 23 tentativi, non i 30 e passa come gli altri volte, che è un minimo stagionale. Al contrario abbiamo fatto 38 tiri liberi, un altro record stagionale. Vuol dire che abbiamo provato molte più penetrazioni e gioco dentro l'area. Sì, stiamo cercando di appoggiare più la palla dentro, sì. soprattutto a Tyler. Ma e... avete iniziato benissimo il primo quarto. E arrivavano sì. tutti i palloni sotto. È vero, eh, sì. con la stanchezza, con, eh, comunque ci manca comunque un giocatore importante come Robinson, che aveva tanti minuti in campo. Quindi, eh, con la stanchezza fisica e mentale, siamo riusciti meno a dare la palla dentro, meno fluidità. Abbiamo tirato gli ultimi, ultimi possessi, anche troppo, forzando troppi tiri da fuori, che poi hanno portato male un contropiede, una, una difesa non schierata, che loro hanno fatto dei canestri facili. Quindi, sicuramente, però, stiamo migliorando questo aspetto di dare la palla dentro. Dove ci dà una bella mano sia con in post-basso sia comunque un, è un bravo passatore e riesce a coinvolgere tutti quanti. Ecco, eh, hai proprio citato Robinson, volevo riflettere su questa cosa. Qui per, poi ci sono tra l'altro correnti di pensiero diverso sull'utilizzo del play eh, newyorkese. Secondo te, ritieni Matteo che Justin operi una cannibalizzazione del gioco, visto che è quello che si è preso più tiri di tutti, 232 tiri, il secondo è Carlos Delfino con 230? Oppure, come hai detto prima, è un distributore di palloni e di assist? Ma allora, eh, a all inizio stagione, Justin eh, era un po' più passatore che tiratore, secondo me, era più, più playmaker che guardia. Eh, avendo giocato molto bene in Coppa Italia, prendendosi, prendendosi molte responsabilità, ha fatto forse beh, più, una, una media di 20 punti a partita più o meno. Sicuramente era in fiducia e ci dà una grande mano in attacco. Ultimamente eh, le, le pressioni sono, eh, cal eh, sono calate sì, esatto. e quindi di conseguenza se, se eh, ci prendeva molte responsabilità. La palla non entrava, ovviamente uno punta il dito dicendo che non sta giocando bene, però diciamo che in passato ci ha dato una grande mano, soprattutto in Coppa Italia. Esatto, esatto. Roberto, una domanda che devo fare a te perché a lui non gliela posso fare ovviamente. Eh, il debutto di Ebua, uno come l'hai considerato? Chiaramente secondo me merita fiducia ma voglio eh, conoscere il tuo pensiero. Ci sono margini di miglioramento da più scelte nei cambi? Ne risenterà Filipovic e Zanotti? Allora, io eh, devo essere sincero, prima di tutto le partite non le ho viste, queste ultime, perché non ho, non vedo, non, non le ho viste. Però da quello che leggo: segui dai. E, su, sicuramente allora. i giornali li leggo sempre. E mi ricordo Eboah Bois dell'anno scorso che è stato forse un, il miglior giocatore, forse quello più continuo. Sì. Quindi, per me, Eboah è una buona aggiunta. Poi, dopo nelle rotazioni, questo è un altro discorso: non lo so, e lì è da vedere se va a togliere, però, comunque è un giocatore in più. Perché comunque non ci mancava ci mancava un giocatore. Adesso era entrato Massenat, però, eh, fino, fino a poco tempo fa non c'era, no? Mi sembra esatto. la, le rotazioni erano limitate. Quindi non limitate. Sicuramente, come dicono i grandi allenatori, è meglio avere i problemi d'abbondanza che avere sì. problemi di, di scar eh, sì. Quindi, quindi. Io adesso non l'ho visto come si è inserito, come lo fa giocare, però io penso che sia una cosa positiva, anzi sono sicuro che sia una cosa positiva. La sua energia, la sua voglia di fare, e sul difesa. C'è secondo aspetto che ti ho solo impegnato, Cioè, scusami. Se potrebbero risentire ma, eh, dopo Filippo i minuti sono, eh, son, dopo pianote. dipende dal coach come fa le rotazioni in che ruoli li fa giocare perché sì. tanti ruoli sono quelli il 4, 3 sono quelli lì da 5 non può giocare Phil Ovidi forse può giocare da 5 però non so eh, i minuti sono quelli lì quindi potrebbe essere che qualcuno ha qualche minuto in meno però eh, in questo momento c'è bisogno di tutto e di tutti senza fare piccole eh, distingue su, su nessuno capito? quindi per me è una, una giunta positiva Mauro ma nel consorzio che ti, ti ha tirato dentro? Luciano è venuto a bussare a Fano o il Presidente? Sì, diciamo non è stato difficile, io ho un amministratore delegato, Parlani. Gianfranco Parlani, sì, che, appassionato. che è molto appassionato sì. di basket e anche, eh, di anche di calcio ma prevalentemente sì. di basket cioè lui è appassionato un po' di tutto lo sport eh, ma il basket ce l'ha proprio dentro eh, eh, Luciano è, eh, oltre a essere il presidente del consorzio è un amico e all'interno del consorzio si è creata un'ottima un squadra, diciamo è la squadra fuori dal campo eh, dove ecco, ci lega tante, tante cose. È un bel ambiente, eh, non, si fa, non, non si sente solo eh, eh, l'impegno e, e diciamo il... Eh, non c'è solo l'impegno e la passione eh, sullo sport, ma c'è eh, un'amicizia un all'interno del consorzio. Ecco, questo io credo che eh, tra imprenditori, tra, presi, eh, tra persone che eh, eh, si trovano insieme in un, in un contesto, in un ambito così, su una squadra da sostenere per, per portarla sempre ai massimi, eh, c'è una condivisione e questo rende ancora di più... Eh, una condivisione che non si limita allo sport, ma ben altro e siccome sono prevalentemente anche aziende eh, locali, questo dal mio punto di vista eh, rende eh, più ricco anche tutto un territorio eh, legato appunto a una passione che è quella dello sport. dello sport. E come vi rapportate con Beretta? Beh, Beretta è stato sì. eh, ottimo, ecco, faccio questa premessa che eh, All'interno del consorzio, al consiglio del consorzio c'è Gianfranco Parlani, è, è, è lui che alla pressione, magari riesce a dare anche qualche consiglio è, è, è più utile di quelli che potrei dare, dare io. Ricordiamo Ma, che Gianfranco Parlani è l'amministratore delegato della Papalini SPA. Esatto, e, e ecco lui Beretta è, è, abbiamo riscontrato un ottimo sponsor. Eh, ci ha, creduto, ha creduto in questa squadra anche in tempi eh, dove eh, non, non erano eh, brillanti quando lui ha investito ed scorso, è entrato sì. esattamente sì. quando è entrato in questo ha, eh, ha fatto, um, è, è stato all'interno di una scommessa per eh, rifare una nuova squadra eh, con, eh, con grandi ambizioni, ci ha creduto ha creduto eh, al consorzio, ha creduto alla squadra e ha creduto al nostro territorio. Eh, ritengo che abbia fatto un ottimo investimento. Il rapporto è buonissimo, eccezionale per quello che poi mi dice anche eh, chi, eh, chi lo frequenta, chi lo sente e spesso. Eh, gli è aumentata una passione del basket che eh, non, non aveva così forte. Eh, sì, è stato qui, ce lo ha dimostrato, è sempre presente alla vita di Friguarena, quindi esatto. secondo te eh, ce lo possiamo godere per qualche anno? Ma io credo, Come di, la sì, vedi. Per, eh, credo di sì, perché è per il, la ragione e il motivo che dicevo prima: è entrato che il basket lo conosceva malapena. È, è uno dei più appassionati di basket eh, eh, del consorzio è diventato. Ecco, questo ma grazie. Non solo per i risultati che quest'anno eh, quest inizialmente sì. ci hanno fatto eh, eh, godere un po', ma soprattutto per l'ambiente che, che è: c'è cioè veramente un, eh, un affiattamento, un gioco di squadra, non solo in campo, anche fuori. Questo è bellissimo. E credo che eh, Beretta continuerà a. Eh, a stare, ecco, a stare nel, nel consorzio e a sostenere questa squadra non solo per il ritorno d'immagine ma per l'ambiente che ha trovato. Luciano è una persona eccezionale, il presidente Ario Costa lo è ancora di più, eh, lo conoscete meglio di me e questo fa sì che si è creato un clima eh, molto positivo una bella chimica come direbbe Repesa che esatto. è fissato con questa parola esattamente. quindi queste parole di Mauro Papalini intanto hanno rassicurato tutti i tifosi quindi ti ringraziamo di questo bellissimo messaggio torniamo eh, a Matteo eh, prima di arrivare brevemente alla, a preparare la sfida di sabato sera contro la Fortitudo volevo ricordare che adesso in classifica Roberto è un mucchio selvaggio, eh, eh. abbiamo otto squadre in quattro punti, a cinque giornate dalla fine, sei a quota 18 tra cui noi, una Reggio a quota 16 e Cantù a quota 14, poi ci mancava anche che Varese perdesse con Milano, No, vincesse, eh, vincesse con Milano scusate, che perdesse la normalità. Esatto. dopo che Milano aveva perso anche con Trento, quindi ha eh. fatto la partita della vita soltanto con noi. In finale di Coppa Italia, Vabbè, quella, quella non poteva perdere esatto. Eh, prima di fare la domanda a Matteo, però volevo sentire eh, Roberto: cosa ne pensavi? Eh, adesso ci dovrebbe... Trieste ha 22 punti, quindi ha 4 punti di vantaggio, forse è imprendibile. Si dovrebbe lottare. La faccio perché hai avuto esperienza in questo senso. Si dovrebbe lottare in tante per un ottavo posto, sudarsela, scannarsi come si dice a Pesaro per arrivare a ottavi. Poi arrivi e trovi Milano, eh, ai Mil playoff. Milano... vale la pena? Eh, eh. <ride> Non sì, lo chiedo sì, a Matteo perché sì, è chiaro perché, che mi dice di sì. Perché comunque sia, anche se non c'è il palazzo aperto, Beh. comunque sia, se si è arrivato ai playoff, è un risultato. Eh, quindi non so, anche i giocatori <ride> hanno premi play-off per dire, no? una stupidaggine, però non è una grande stupidaggine. Vediamo conferma a Mauro. <ride> Beh, io se guardiamo eh, l'anno scorso eh, siamo rimasti eh, in auge grazie, grazie alla partita con Milano. Ma tanto la speranza è sempre l'ultima a morire, anzi più si fanno... Grandi le sfide, più esatto. e più passione ci si mette. Eh. E, qui e... e quindi vale la pena. Sì, sicuramente vale la pena. vale la pena, anche perché appunto. Poi è logico loro: Milano eh, ha la testa da un'altra parte in questo momento. Deve, esatto, deve esatto. arrivare fra le prime quattro in Eurolega. Quindi forza. fa rotazioni, fa giocare giocatori che non giocano di solito in, in Eurolega. quindi è Fortunova quindi quei momenti lì tu trovi quella squadra lì e sei fortunato a trovare in quel modo lì e quindi niente da fare speriamo che quando vengono a giocare qua oh, che sarà? Esatto. che sarà? fra poco e la, sì, però, però il... penso che sarà oramai tutto definito vabbè speriamo che si rilassino è la penultima mi sembra però il mio discorso è che bisogna puntare a giocare a puntare bisogna pensare partita per partita poi alla fine tira le somme perché non puoi pensare a cosa farà fra tre o quattro partite esatto. pensiamo, a sabato, vincela, Matteo, ecco, pensiamo eh, proprio a sabato che è la cosa più importante pensiamo a sabato Dal Monte nell'intervista al Corriere Adriatico ha detto che eh, comunque Pesaro ha mantenuto lo spirito che ha, lo, ha, ci ha portato alle final eight ci sono momenti nella stagione come dicevamo anche prima di alti e bassi e comunque eh, la squadra è presente detto da Del Monte ci possiamo credere visto che ha uno spicchio di cuore biancorosso ce l'ha ancora certo no, la squadra è presente come ho detto prima ogni giorno proviamo a dare il massimo eh, è un periodo in cui, a parte l'assenza di Robinson, ehm, non, non positivo, però veramente grazie a Represa, grazie allo staff, stiamo veramente sudando ogni, ogni goccia possibile per, per essere pronti sabato. Eh, troviamo una fortitudo che ha vinto l'ultima, esatto. mi sembra. Esatto, sì, sì, ha vinto l'ultima. Sì. Sì. Uh, però secondo me, secondo me diciamo siamo una squadra... Siamo due squadre allo stesso livello ecco, in questo momento, quindi è una partita apertissima. E Buà verrà impiegato maggiormente, che ne dici? Io penso che sarà sempre più, più impiegato, certo, è stata la prima partita, ha fatto giocare anche abbastanza, sicuramente anche la prossima. Il Sotto recupero, Canesto ci dà una grande mano. Il recupero di Massa è come l'hai visto? visto? Non è. è Vivi certo, tutti è, i giorni lì non, con lui. Non è facile rientrare dopo un'operazione del genere, perché comunque certo. aveva Rosso spaccato, quindi. No. Eh, cioè, se mi mettessi la sua testa, penserei che ogni volta che entro potrei spaccarmi un'altra volta la mano, quindi non è facile uno che comunque attacca il ferro, ecco. Però cioè, anche lui ci sta provando, adesso ovviamente la partita dopo partita sarà sempre là, cioè, più, a, più indietro, al 100%. Vediamo, non si sta tirando sì. indietro. Andiamo un attimo in pausa, non scappatevi, anzi preparatevi perché oggi l'album dei ricordi ci porta indietro di ben 40 anni. A fra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione dopo la pausa pubblicitaria. Come dicevo la presenza di Roberto Terenzi ci permette di ripercorrere gli anni a cavallo tra la fine dei 70s e l'inizio degli 80s, come direbbero gli americani. Un periodo in cui dai campionati di A2 e dalle salvezze raggiunte agli spareggi si passò poi a costruire la squadra che sappiamo tutti dominò un decennio in Italia e non solo. Roberto, tu eri in quella formazione del 77-78 promossa in A1 con la guida a un santone come l'Aierstadt. Che ricordo hai di quell'anno in cui al vecchio Hangar il coro dell'inferno era Thomas Scheffler Superstar? Eh, Te lo ricordo? Io me lo ricordo la prima partita contro Trieste, <ride> che perdemmo in casa e ci fischiarono non so per quanto tempo. <ride> c'erano ancora le tavole, c'erano i tavoloni sì, che battevano in piedi tavoli. e si saltavano... E io ho detto, io ragazzino, ma pensa a te che, che roba, è ma dove sono capitato? non lo sapevo benissimo dove ero, però ci sono rimasto malissimo. Però è stato forse lì lo sprono. Abbiamo perso in casa contro Trieste, che non era una squadra chissà che, e alla fine siamo andati in a uno. Quindi probabilmente da lì ci siamo magari autocaricati: fra vedere alla gente chi eravamo e abbiamo vinto il campionato alla fine. Quindi, quindi Thomas e Sheffield, soprattutto Thomas era. Era una stella, io mi ricordo. Sì, sì. Forse esagero, e la gente mi dirà, ma sei scemo, assomigliava abbastanza come tipo di gioco a, a dei grosso modo. Ve, è vero. 15 anni prima, esatto, perché quei giocatori duttili, no, agili, che vanno, non avevano il tiro di dei, non avevano la classe di Dei, però in picco poteva essere un dei. Quindi era già, è, è stato qua per un paio d'anni, mi sembra. Per un paio d'anni, sì sì, 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 esatto. E dopo Fabriano torni la stagione 79-80 sì. dove con Russell, Pace, Benevelli, Ponzoni, Procaccini, Casanova, Del Monte e sì. tuo fratello Rodolfo tornate a giocarvi lo spareggio. Ne ho saltato qualcuno forse, mm. ma mi sa che le ho detti quasi tutti, In quasi eh. grosso modo, sì. sì. Torni a giocarti lo spareggio salvezza, anzi lo spareggio salvezza, quello per antonomasia contro me. Sì, c era, c era, rimane ancora nel, nel, negli annali. Cioè, Viare Trieste era pieno di pullman. Sapete quanto è lungo Viare Trieste? Che 77, sono 37, tre... ricordiamolo. Che, se, tu lo sai cos'è Viare Trieste, no? Lo conosci, era pieno di Chiaro. pullman che sì. sono partiti per venire a vedere, al palazzone di San Siro, che esatto. adesso non c'è più. Di fianco allo stadio di San Siro c'era quel, quel il vecchio palazzo dello sport dove facevano anche. Eh, le corse ciclistiche, no, è, è no. enorme, enorme. Rollò qualche anno dopo. Non so se poi ricordi con ma la, neve, per la neve. Con la neve nell'86, mi sembra. Esatto, 85. Sì. Allora, niente, io mi ricordo: siamo usciti, noi eravamo là dal giorno prima. Siamo usciti da sotto, si usciva ancora. Mi viene la pelle d'oca. Ci alziamo e vediamo questa muraglia di gente che veramente ci, ci ha tolto il respiro. E niente, ce la l'hanno giocata fino all'ultimo, anche lì con diverse traversie. Che l'americano Joe Pace, che era, era spettacolare, però. era... Genio, sgrego la testa. Per dirti una cosa, come lo sapranno tutti, quel giorno per partire, per andare a Milano, non si trovava. Noi siamo partiti per Milano senza l'americano, sì, sì. senza il numero uno che non sapevamo dove era. Era in un fosso con la macchina, ubriaco e l'hanno provato sul giorno dopo. Insomma, sì. ha giocato 5 minuti, tre stoppate, ha giocato 5 minuti. Abbiamo giocato lo spazio senza sì, di sì, lui. Sì, sì, Però alla fine abbiamo vinto lo stesso. Pensa e... che comunque, Roberto, la prima puntata di Insieme a Canestro lo spazio vintage lo dedichiamo a Joe Pace. Pensa quanto ci è rimasto comunque eh, cuore i tifosi di, di una certa età di agie, come diciamo noi, se lo ricordo esatto. bene. E da, lì, e da lì è nato da quello sparezzo, mi ricordo eh, Scavolini disse non voglio più soffrire così, e ha detto io voglio fare, cioè era prima della partita, se vinciamo facciamo una squadra forte, e ha fatto, ha se non troppo. vinciamo rimangono solo i giovani, <ride> capito? Quindi è stata la deadline. Da, da lì è partito, partito all'epoca. se non vinciamo abbiamo vinto di un punto se non vinciamo quella partita probabilmente tutta la storia gli scudetti a peso non sarebbero mai arrivati probabilmente esatto. e infatti ha mantenuto la promessa esatto, in perché un colpo ti ha portato Holland, Bui e Silvester è, è magnifico è magnifico insomma è magnifico. qualche esocutorino così <ride> E però che... era un magnifico acerbo sì, eh? sì, non però, si poteva immaginare però Walter per ha, avuto, se... ha avuto l'occasione e l'ambiente giusto per poter maturare per poi esatto. diventare quello che è, che è stato e quell'anno lì eh, usciamo eh, ai quarti contro Bologna a Sponda sì, Virtus sì, sì. E... Intanto preannuncio che continueremo anche la prossima settimana a parlare di questo periodo perché sarà ospite in studio Giorgio Secondini, eh, che certo. tu ricordi benissimo. Il mio allenatore, anche esatto. a Fabriano. Certo. Roberto, possiamo dire che l'anno 80-81 eh, sia stato quello in cui a Pesaro si scatena una passione viscerale? Lo dico perché prima ne abbiamo parlato. Io ricordo, ero ragazzino, avevo 15-16 anni. Ricordo file chilometriche il, il sabato pomeriggio il per andare ad accapararsi i biglietti al botteghino. Che non che ce n'erano: ne per... alle 2 e mezza, alle 2.35 erano finiti. Eh, esatto, oppure c'erano gli abbonamenti, cioè non si vendevano. Esatto, <ride> sì. Esatto, e poi c'era una. E poi fuori dalle porte aspettare chi magari si poteva intrufolare esatto, i ragazzini. Ma c'era cioè. una capienza illegale alla Esatto, era, era diciamo molto <ride> molto pericoloso tenere tutta quella gente in quello spazio così mamma stretto mia, Infatti, mamma poi mia. è stata ristrutturazione ti... e, e hanno, hanno diminuito anche la capienza perché non, non era legale, non era per la sicurezza. Senti, non era... Avranno anche diminuito la capienza, ma c'erano tutti i miei amici <ride> sui gradini, <ride> non, sì, non c'era sì, una sì. via di uscita. E cosa... immagini Matteo te una cosa eh, così no, adesso? No, me hanno raccontato. Hai mai ti sei malenato in quel. Eh. Posso immaginare, certo, è e cambiato. Poi da lì è cambiato tutto. Poi. Ed è cambiato tutto certo. in effetti. E sei ancora a parte Ponzoni, sei ancora legato, ti senti con Bui magari. Con Bui raramente così ah. con Facebook. Poi, più, italiani, con, più con Proccacini, gli italiani. Con Procaccini che ci collaboriamo anche insieme. Mauro Procaccini. È giusto, anche lui almeno. Sì, certo. sì. Quindi, sì, con qualcuno qui della zona, sì, con gli americani, un po' di meno. Io ah. sono un po'. Così, diciamo poco sociale, ma però quando capita, sì, <ride> ma no, ma è perché non sono così eh, diciamo, espansivo. Diciamo, ecco, eh, sì, con quelli che vedo più spesso sì. mi sento di più. Logicamente, benissimo. Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra trasmissione. Il solito appello a eh, rinnovare e a sottoscrivere la VL eh, Card. E ricordo anche il nostro numero di WhatsApp per l'ennesima volta per mandarci i messaggi: 346-367-3780. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, il 15 aprile, stessa ora, stesso canale. e Attenzione ai nuovi orari delle repliche: perché se perdete insieme a Canestro, lo potete rivedere il venerdì alle 15.20, il sabato alle 10.40 alle 16:45 e alle 23 e la domenica alle 10 e alle 15. Ovviamente mi raccomando il solito like sulla pagina Facebook, l'iscrizione al canale YouTube di Rossini TV e al profilo Instagram sempre della nostra emittente. Un grande saluto a tutti i nostri tifosi, alle nostre tifose e L'appuntamento alla prossima settimana, adesso lascio i saluti a Matteo, Roberto e Mauro che si congedano davanti alle telecamere ai nostri tifosi. Parti tu Matteo. Buonasera, buonasera a tutti, e ci mettiamo tutta per, per sabato. Ecco, te lo volevo proprio dire, mi raccomando per sabato sfruttare al massimo il vostro impegno che siamo sicuri non mancherà, Roberto. Dalla parte nostra sappiate che, che avete anche se non sono dentro il palazzo dello Sport una città che vive di sport, vive di palacanestro, quindi sicuramente ci sarà lo, eh, lo sforzo, eh, il pensiero sarà con voi, se cioè, cioè non, non li vedete li sentite. Mauro. Sì, anch'io buonasera a tutti, eh, ricordo che eh, la squadra ha sempre bisogno eh, di tifo, eh, si deve, deve sentire insomma, che eh, la città è con loro, per tanto continuate a seguirla. Eh, e, e non vi deluderà e continuate a seguire insieme a Canestro